Proviamo ad immaginare di avere a casa, in ufficio o a scuola, un dispositivo rivoluzionario, ecocompatibile, utile nel quotidiano, che permetta di risparmiare e che stimoli la nostra creatività. Tutti sanno cos'è una stampante, ma pochissimi sanno che oggi esistono le stampanti 3D. Ancora meno che alcune sono open source e che oggigiorno i modelli più avanzati di queste stampanti sono arrivati al punto di poter stampare quasi tutto, perfino case ed organi umani. Il movimento Zeitgeist Italia ed Open Source Ecology Italia progettano la costruzione di due stampanti 3D open source da utilizzare per dimostrazioni in enti pubblici e scuole di Napoli e Milano, al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica sulla filosofia open source collaborativa. Una stampante 3D è un macchinario che, strato dopo strato, costruisce la riproduzione di un oggetto in tre dimensioni attraverso un software. Il modello che realizzeremo si chiama Prusa RepRap, una stampante che non solo è in grado di costruire parti di ricambio e oggetti di uso quotidiano, ma è anche in grado di riprodurre se stessa. I vantaggi delle stampanti 3D che possiamo costruire col vostro aiuto sono l'indipendenza dal mercato delle multinazionali, che spesso producono in maniera poco trasparente, poco etica e non ecologica. Evitare l'obsolescenza programmata, fenomeno per cui le merci vengono prodotte con lo scopo di usurarsi ed essere ricomprate ciclicamente. Decentralizzazione della produzione. Localizzando la produzione, infatti, si evita il problema delle merci in esubero, del loro trasporto e stoccaggio, che comporta alti costi, utilizzo di combustibili fossili, sprechi di energia e inquinamento. Con le stampanti 3D, chiunque può stamparsi oggetti di uso quotidiano o parti di ricambio di dispositivi rotti che diversamente andrebbero in discarica e riciclare parti di vecchie stampanti e PC per costruire delle RepRap. I file degli oggetti da costruire sono reperibili facilmente e gratis su apposite piattaforme in Creative Commons o a costi esigui. E se non trovate quelli che cercate, potete realizzarli da voi con software gratuiti ed open source di modellazione, attingendo a guide altrettanto semplici e gratuite. Le RepRap possono autoreplicarsi fino al 70%. Plastiche, rondelle e bulloni per realizzarne una si possono stampare e donare gratis. I materiali che utilizzeremo sono PLA, polimero bioplastico biodegradabile, ABS, polimero plastico riciclato tramite un altro dispositivo open source, la Filabot. Per fare tutto ciò, abbiamo bisogno di voi. Aiutateci a promuovere e diffondere questi strumenti rivoluzionari in modo che vengano messi a disposizione di tutti, rendendo concreto e tangibile un nuovo stile di vita, efficiente, lungimirante e rispettoso dell'ambiente. Ciao ragazzi, io sono Vincenzo Barbato, membro del coordinamento nazionale del Movimento Zeitgeist Italia. Sono uno studente, un giornalista freelance e scrivo soprattutto di scienza, tecnologia, ecologia ed educazione. E da quando sono nel movimento Zeitgeist divulgo strumenti che aiuterebbero l'umanità a transitare da un'economia di mercato ad una basata sulle risorse, incrementando il potenziale umano che è presente in ognuno di noi. Ho deciso di intraprendere questa sfida perché penso che costruire, e in generale fare, sia il miglior modo per mostrare alla gente chi siamo e che cosa vogliamo, essendo il cambiamento che vogliamo vedere nel mondo. Grazie e buona vita. Ciao, sono Davide Cavulli, coordinatore di Zeitgeist Milano e dei gruppi cittadini. È da 2 anni che promuovo l'open source e l'open hardware e delle dimostrazioni pratiche che mostrino la stampa di oggetti tramite una RepRap aiuterebbero tantissimo a far vedere e capire alle persone che l'open source esiste e funziona molto bene. Basta conoscerlo ed utilizzarlo. Il vostro aiuto sarà preziosissimo. Ciao a tutti, sono Jacopo Amestani, il fondatore di Open Source Ecology Italia. È un anno che ormai siamo attivi sul territorio nazionale, abbiamo già raggiunto importanti risultati. Pensiamo veramente che questo progetto possa aiutarci a dare un impatto nuovo e provi a fare la differenza in questa situazione che ci sta caratterizzando di crisi. Noi vogliamo fare qualcosa per cambiare le cose, pensiamo di riuscirci così.